400 bambini profughi provenienti dalle zone di guerra in treno dalla Calabria a Città del Vaticano per venire a conoscere il Papa e parlare con lui. È questo il senso dell'iniziativa Treno dei Bambini, giunta ormai alla sua quarta edizione e promossa ed organizzata dal Cortile dei Gentili del Pontificio Consiglio della Cultura. I bimbi, ospitati in vari centri di accoglienza e che hanno già affrontato un grande viaggio in cerca di speranza, sono arrivati dalle scuole della Calabria dove sono stati accolti dai loro coetanei calabresi che non si sono tirati indietro e li hanno fatti sentire a casa. Bimbi italiani e stranieri che hanno fatto amicizia quindi, con i quali il Papa ha dialogato apertamente rispondendo alle loro domande e ragionando con loro sulla tolleranza e la diversità culturale. Scuola dunque, la prima palestra dell'integrazione, ma anche l'universalità della musica e dello sport con l'Orchestra Infantile Quattro Canti di Palermo e l'Associazione Sport Senza Frontiere. Chi viene da noi, ha detto il Papa, può parlare un'altra lingua, avere la pelle di un altro colore e vivere secondo un'altra religione, ma non è pericoloso. E perché non è pericoloso? Voi l'avete detto, tu l'hai detto. Perché non è pericoloso? Forte, dillo forte! Perché siamo tutti fratelli. Perché siamo tutti fratelli.